E la prima volta che parlo davanti ai giovani senza essere coordinatore dei giovani, perché io fino tipo alla settimana scorsa ero coordinatore provinciale, poi dopo Davide sono giustamente il primo rottamato è stato un altro Davide. Presidente allora! Presidente Amici Piatti, lo mettiamo a statuto. No, vabbè, io vi parlo da qua come coordinatore nazionale internet. Giustamente nella Lega 2.0 la parte internet, essendo la parte 2.0, ha un peso non indifferente. Non so se adesso voi lo state seguendo, io è da mezz'ora che sono lì con due telefoni alla mano a fare live tweeting del congresso, del vostro congresso. Bravo! Le nostre idee sono giuste, le nostre idee sono quelle che possono portare finalmente ad avere la nostra patria libera e la nostra patria, diciamo, florida. Quello che c'è sempre un po' mancato è stato il canale di comunicazione. Fortunatamente adesso le nuove tecnologie ci hanno portato queste grandi cose che sono i social network e questa massa di persone facilmente raggiungibile a costi praticamente nulli. Quindi il nostro nuovo segretario federale ha avuto questa spinta, diciamo, tecnologica, e lui è stato il primo ad essere, diciamo, 2.0. Si è fatto il profilo Facebook, si è fatto il profilo Twitter, tutte queste cavolate qua che comunque ci hanno permesso di raggiungere tante persone facilmente. Se noi riusciamo a sfruttare queste nuove tecnologie, ad usarla come cassa di risonanza per le nostre idee, finalmente riusciremo ad arrivare a tutte le persone con le nostre idee e non con le idee riportate dai giornali che sono state fino a poco tempo fa. Perché comunque i giornali riportano le nostre idee, ma come piace a loro. Se noi riusciamo a esporre in prima persona, sicuramente riusciamo a mettere più enfasi, non gli diamo delle interpretazioni che possono essere, diciamo, bene o male, pro o contro. Se noi diamo le nostre idee, sono sicuro che riusciremo a farle dilagare a macchia d'olio. E con questo poi, vabbè, giustamente gli auguri di rito, grazie ad Alberto per tutto quello che ha fatto a Cuneo, buona fortuna Flavio che non mi sta cagando di striscio. Sto tweetando 2.0. Ma infatti vedo che lo stile è lo stesso, perché Alberto ogni volta che lo vede ha il telefono in mano, vedo che anche Flavio sta imparando. No vabbè, quella di Cuneo è veramente una grande squadra, complimentoni ad Alberto per tutto quello che ha fatto fino adesso. Io mi ricordo alla squadra nazionale quando avevo avuto la fortuna di parlare prima di lui, perché se avessi parlato dopo di lui non sapevo cosa dire, e vedere la sala comunque con così tanti giovani è sempre bello. Auguri Flavio, devi fare il suo lavoro e magari anche meglio se riusciamo, no? Sono già maggior forza. Buona fortuna e che il congresso è che migliora, no?